ragazzi, mi sentite? Buon pomeriggio. Io metto tutto full screen adesso. Perfetto. Veronica farà il controllino della quality. Faccio come ieri, mi tengo l'audio di uno e là il nostro da una parte e dall'altra. Sperando che la chat ufficiale non impazzisca come ieri. Allora, la qualità è al massimo e ci sta. Ottimo. Vediamo se l'audio va bene, se i volumi sono corretti. Abbiamo anche il multi quality. Qui si sente e si vede tutto bene, ok, perfetto. Non si sente nessun fruscio strano nel microfono, vero? Facciamo il sound check. Nope, ok. Sassa. Prova. Ciao uno, ragazzi. Due, tre, prova. Tanto abbiamo ancora una ventina di secondi prima che inizi, anzi qualcosina in meno. Buon pomeriggio a tutti, intanto. Ah, sai che mi metto tranquillo, che mi allungo un po' il microfono, me lo metto vicino così posso svaccarmi un po'. Pago, hai voglia di mandare il link in chat sul gruppo dei ragazzi? Subito. Eccoci qua, Guerrilla Collective, giorno 2. I'm so happy to be here. I'm your host Justin Woodward, co-founder of The Mix, the media indie exchange, an indie game team in Terabang Entertainment. I am with my co-host and beautiful friend Alex Wilmer. Oh, you're beautiful, Justin. What's happening? Tanto quando arriverà Veronica urlerà probabilmente. Day 2, The Guerrilla Collective, so many great games on day 1. I'm very excited to see what we have in store for day 2. So much good stuff. Last week we flexed on you with some dope games from Neon Doctrine, saved some cuties in the Eternal Cylinder, and showcased some up-and-coming games from Bit Summit, as well as brought diversity to the mix, pun intended, with black voices in gaming. The Guerrilla Collective is a grassroots movement, funded and supported by devs and close partners down for the cause. It was initially started as a global coalition of leading game studios, publishers, and industry leaders coming together to help bring new announcements, gameplay, and reveals from studios of buon pomeriggio, Barbas, intanto. Game enthusiasts, all of you guys. Benvenuti a tutti. Worldwide. We will continue the movement today, starting with a few announcements, exclusives, and premieres, and then connect with our friends at Wholesome Direct to share the latest and greatest cozy games that will give you the warm and fuzzies all over your body. Before we get started, beh, si presentano though, bene, Pago, che dici? vediamo. This is quite a mouthful. Shout out to Good Shepherd, Humble Bill, Games, Good Shepherd, Bill, Humble Games, Xbox, Kickstarter, vabbè, Razer, hanno di... però. Fellow devs and publishers, two awesome studio, Kickstarter, Ads, Games, Xbox, Games, Astro, Goblin Astro, studio, Madonna. Ma anche perché, se non sbaglio, dura due orette. Sì, quindi è bene. Sì, anche perché se fanno due ore di chiacchiere io mi addormento, cioè... A un certo punto dite... Pensa se fanno due ore di trailer uno dietro l'altro. Beh, io sarei felice, però madonna, cioè, quanti giochi devi avere per fare due ore di trailer uno dietro l'altro? Arriviamo al 2077. Ma perché proprio il 2077? Steam event page, which is on the dici per Cyberpunk? Intendo appunto con tutti, se dovessero avere così tanti trailer arriviamo davvero all'uscita del 2077. Probabile. For supporting and hosting the stream, Twitch, Steam, IGN and GameSpot. If it wasn't for your guys' help, this would not have been possible. But enough lip smacking and yakking. Tra l'altro mi sono accorto adesso della marchettata della AZ, del computer della AZ, proprio lì, l'uomo piano. Ah, è vero. E tra i loghi che hanno sponsorizzato la cosa, quindi... Me ne sono accorto dopo anch'io. Ah, partiamo subito bene col bot, sì. Ok. Così. Siamo i due. Oh, fantastico. Stadang. We are
are so excited to be able to show you this gameplay sneak peek of Origami 2. Cioè io pensavo di vederlo più in là invece subito. E invece no. Xbox One and Series, PlayStation 4 and PlayStation 5. Cross gen. Cavolo, hanno proprio migliorato un sacco di cose. As part of your clan, you'll have to fight the invader armies to protect your people and to find a cure to the evil that afflicts you. Ha teletrasportato l'avversario davanti. The main pillars of Origami 2 are stealth in its core, all new combat mechanics and a robust co-op multiplayer system. This goes along with a newly designed character progression, customization, and a wide variety of abilities and shadow powers, so each player can live this new story in their own way. Quanta mobilità! Stealth is the heart of Origami 2. Sì, il primo non era così fluido. Meglio così. Non so, certo io a lamentarmi della cosa. No. L'ho giocato un po', Veronica penso l'abbia giocato più di me, il primo. Era molto legnosetto, però era molto carino, molto bello, ispirato. Ok. Io ho visto veramente poco. Mentre qui vedo proprio i passi avanti, vedo che hanno lavorato molto sul motore grafico, sulle animazioni ovviamente. Dell'esperienza che hanno fatto col primo. Like Talgras, Bashes and other vision occluding areas in order to acquire special stealth behaviors and permitting contextual. Sì, il primo ha veramente dato un bello slancio allo stealth come non si vedeva da un bel po'. Ok, l'effetto mimetica ottica. We maintain some of the original ones and added a bunch more, as well as abilities and items. C'è veramente una bella varietà. Dicevo, potreste sentire la remostanza del mio gatto, non lo so. No, perché c'è anche il nostro che sta tirando le codate sul microfono, tra l'altro. Io sto proprio miagolando perché vuole uscire, però non può. Ah, hanno aggiunto il Perry. And that's all for now. Thanks for watching. Vabbè, ha fatto vedere un bel po' di cose. On September 17. Di cane al fuoco ce n'è. Esce il 17 settembre, ottimo. Quindi non manca neanche tantissimo. Sì? Ciao Diego. Sì, è appena iniziata. Ah, World Premiere? Da sei minuti. Oh. Firefighter Simulator 2021, giustamente. Che sei giusto perso, cioè se non hai visto Origami 2 è l'unica cosa che hanno già fatto vedere. Quindi due ore di trailer? Beh, a quanto pare stanno iniziando con questo proposito. Become a hero. Comunque hanno appena confermato il mio discorso di ieri sera, eh. Più voglio essere stupito dagli indie, più lo fanno. Una cosa buona in fin dei conti. A Fire Girl. Hack and Splash. Questo è top. Beh, vabbè, hanno vinto tutto con questo. Molto carino. Poi Digima. Però non c'è il, come si dice, l'uscita, però no, era in wishlist. An epic sci-fi journey. Avete la mia attenzione. Bene.
non dire in physical o mental mode. Ah, ok. Puoi usare la mente per spostare gli oggetti? Sì. È una sorta di psionico, sei. È un po' inquietante la faccina nell'HUD di gioco, però... È molto bello il fatto che cambi. Un guy. Quel che vedo mi piace, dice Diago. E anche noi per adesso siamo abbastanza sorpresi positivamente. Sembra quanto interessante come titolo, anche. Ok, bisogna provarlo questo, secondo me, per avere un'idea se poi ti annoia sul lungo periodo o no. L'idea sì. È bella, sicuramente. Il mescolare action adventure con puzzle. E uscirà su tutto, giustamente. Cross-gen. Battola lo stesso. Wishlist anche questo. E si è proprio finito uno dentro l'altro. Hanno tutti questa qualità? Va proprio bene. Ah, ripeto, non saremo noi a lamentarci. Vedo un Pikachu che compare in chat. Opera mia. Questo però non mi è chiarissimo che cos'è. Perlomeno non al momento. Wow. Un po' criptico come trailer. È quello che mi stavo domandando anch'io, Diago, perché già il trailer è un po'... È un RTS, mi pare ovvio. Assolutamente. L'HUD non lascia dubbi. Con che musica me lo stanno dicendo poi? Poi voglio ancora capire dove vogliono andare a fare. Perché per adesso è un esercizio di CGI, però. I soldoni. Così. Ok. Okay. Vedremo qualcosa probabilmente. Hanno messo per quest'anno. Oh. Next. Un po' di azione. No, the jump, dodge. E quindi si aspetta, Diago. Ci scoprirà più avanti. BPM is a roguelike rhythm first-person shooter game where Oddio. All of your actions and the actions of your enemies are tied to the beat of our epic rock opera soundtrack. No, devi andare a tempo con i BPM, è fantastico. È un gioco che non potrai mai fare. Veronica è molto avvantaggiata. È bellissimo. See how satisfying that sounds? Your goal is to reach the end of our procedurally generated dungeons. Vai d'un clone o no? Abilities and items each time è un po' un insieme di cose. Radically alter the way you play. Po' tipo come che si chiama Night of the Necrodancer, no, Night of the Necrodancer. Con mescolato con Enter the Gungeon, anche Painkiller volendo. Esatto. È un insieme di cose. Beh, molto carina la meccanica dei BPM, però. Sì, mi chiedo cosa succede se sbagli. È un po' tipo Curb of the Necrodancer che non ti fa fare l'azione,
where you can buy cool new weapons or find exciting game-changing abilities that make slaying enemies to the beat even more satisfying. You can also find shops to purchase useful items. Ecco, e qui dice anche Diago che ho bevuto una credenza, Doom Enter the Gungeon, più o meno i titoli sono quelli. Maybe next time though. Each floor has its own boss and attacks in a unique way that you must learn to exploit if you want to succeed. Finishing off a boss is a dramatic musical crescendo that you, the player, are in full control of executing. Ah, tu controlli la musica sul finale. PC, but is coming to PlayStation 4 and Xbox One this summer. We can't wait to see you slay the hordes of Helheim to the beat. Ci hanno messo abbastanza varietà tra armi e nemici. Questo può essere un gran bel gioco. E anche con la musica. Se ci sono questi tre elementi, secondo me è un giocone. E Terraria 2. Beh, esteticamente è molto bello. No, ok, non c'entra un caso. Molto interessante questo. Come sempre il master audio comunque. Aspetta. E questo è bassissimo. Buonasera, Roa. Ciao, Roa. Vi chiamo anche lei. Molto carino. Si pronunciano le dense di roba. Sì, comunque questi urlano veramente tutti Veronica. Questo poi... Ma in realtà questi piacciono molto a te. Sì, questo piace tantissimo a me, effettivamente. Sì, sì, sì. Io questo spaccherei 20.000 controller per finirlo. No, perché c'è un gatto. Io non ce la posso fare, cioè quando ci sono i ballettelli di mezzo, Akatori, come quella boss fight che ho visto, io sbocco. Le grafiche sono il massimo della vita però, che musica. Messa da Equion di Verdi, questa mi sembra. Gli hanno dato proprio il peso. Io in questi invece che urlo male. No, i ballettelli in pixel art, madonna, gli occhi proprio. Poi mi saluta Paganello, non mi saluta nessuno. Felice di salutarti in modo originale. Sì. Anche questo è un altro di quei giochi che è meglio che io mi tengo il più possibile alla larga. Hello, I'm Saul Davidson. And I'm Hannah Lee, and we are Hello. Hello. Piacere. Complimenti per l'ottima scelta. No Longer Home is a story game about graduating university and anticipating what comes next. Or struggling with borders, self-identity and longing for dumb necessity. E questo va sui feels e sui drammi un po' più pesantucci. In No Longer Home you play as non-binary protagonists Bo and Zhao, who are based off Cell and myself. E c'è il gatto comunque. You'll explore an intimate flat filled with everyday objects. Deve aspettare il canone del 2021. And mold your interpretation of the characters through branching multiple choice dialogue. The events in this game are based off our own experiences, and many of the characters and stories are based off people we know in real life. At the time, we were feeling disillusioned with education. Disoriented and not sure what to do next, Bo and Al try to figure out their place in the world. Ma è la prima volta che vedo un gioco così... Su questo argomento sì, in effetti. Reale proprio. Non mi sembra l'abbiano mai trattato questo argomento. Cosa sei?
Quello non sembra un gatto. E neanche un coccetto domestico. Like having barbecues, playing video games and staying up late just talking in bed. Hannah and I started work on No Longer Home 6 years ago, after we graduated university. We met on the same course, and during the last year, we moved in together. Tuo gatto. After graduation, I unfortunately had to go back to Japan. Non ha gli occhi, però. How do you say goodbye to a place? We started making No Longer Home as a way to stay in touch, but it rapidly grew as we realized how much we had to talk about and all the feelings we had to process. Thanks so much for watching, everyone. Però non capisco, ma tipo è un simulatore di... Credo che sia una storia. Ah, è una storia proprio, ok. Esperienza, da quanto ho capito. Sì. Ok, ok. Purtroppo con lavoro e altri impegni non sono riuscito a seguire nulla di queste tre. Spero forse di riuscire a vedere Devolver. Non ti preoccupare. Allora, se vuoi recuperare, abbiamo caricato su YouTube praticamente tutto. Per cui se vuoi trovi tutto lì, e comunque trailer e cose di questo tipo le trovi facilmente, quindi in realtà non è che ti sei perso qualcosa. Se non lo sai fare, non sei all'altezza. Non hai tutti i trucchi, neanche tu. La vera sfida anima ai gatti. Oh. Vabbè. E questo? E me li sono chiamati tutti io comunque questi qua, eh. Wow! È un'altra ballettella? Sembra più un hack and slash. No, oh, che bello! Con mille meccaniche diverse. Se non è legnoso il combattimento, pad alla mano, questo può essere molto molto divertente. Eh sì. C'ha un non so che di Bloodborne feel. E l'ho pensato anch'io. È per la soundtrack, secondo sì. Me. Sì, 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 ma... Allora, secondo me sono i boss all'inizio che ci hanno un po' traviato. Cioè, quei cose enormi... Molto carino. Certo che la gente si sta proprio sfogando con... Quanto Binding of Isaac a quel punto lì? Mega Satana. Sì, sì. Poi Mother. No, dai, comunque tanta roba. Sapete, fa tanto Naruto. Beh, e poi... Vabbè, Ant the Night, ok. Come non dirlo chiaramente. Tanto Omega Satan quel boss. Puoi ritenerti veramente contenta comunque. Assolutamente. Ma comunque vedo che sono tutti molto carini, dalle storie felici. Per ora... Cosa è pulsato, sia non cerchi di evocare un demone? Per ora comunque mi stanno dando tanta soddisfazione questi eventi qui, con gli indie. Perché Bloodborne in 2D è troppo mainstream, esattamente. Ah, è un gioco di carte? No, vabbè. E poi una cosa interessante, questi tipo di giochi comunque così, tra virgolette, leggeri, si possono giocare su qualsiasi tipo di piattaforma, diciamo. Cioè non serve un computer troppo forte per farli girare. Beh, c'è da dire che adesso con il fatto che si può puntare, voglio, si può cominciare a puntare al game streaming. Ah sì. Tipo GeForce Now, Stadia, game streaming di Microsoft. Questo diventa ancora più vero. Un altro gioco di carte? Gioco di... Ma in realtà sembra anche quello di Match 3. Tipo Candy Crush. È un abbinamento che in effetti non avevo mai visto.
È curioso. The fuck. Questo secondo me se ti prende non ne esci più. Esatto. E diventa il Candy Crush di su Steam praticamente. Demon's Mirror. Non ho mai visto una cosa simile. Questo potrebbe essere Batum come un capolavoro. Ho lo stesso presentimento. Sì. Dipende da come hanno integrato quelle meccaniche nel gioco. Visto così non puoi saperlo. Dungeons and Dragons. Vabbè, allora questo sarà Dark Alliance. Può essere? No, mi sa di no. Neverwinter. To make this our next class. Questo è l'MMO? Sì, sì, è Neverwinter. Ok. The bard never shies away from pulling out their instruments or stringing notes together. Una cosa proprio nuova, ecco. No matter what is needed, no. The bard is always ready to take center stage and perform. E infatti, and when the day is done, anche a me sembrava troppo legnoso. The bard becomes a source of entertaining ballads and jingles that recount their tales of triumph. With that, we have reached the last crescendo. But fret not, for we are not at the finale just yet. There is more to this ballad that will be revealed over the next few months, so please stay tuned. Fa vedere un gioco di D&D con un bardo e capisco il tuo dubbio. E tu non hai giocato con i bardi che ho giocato io. Con il bardo con cui ho giocato io, che alla fine è sempre lui. Super Hot, tra l'altro bellissimo Super Hot. Ah, dici la maglietta? Super Hot è tanta roba. Ho giocato in VR, poi no. Qualcosa di spettacolare. Loot River. Master Audio, ripeto. Sono dei campioni. Sì, Diago, l'avevo detto anch'io Super Hot, invece no. È la maglietta che ci ha fregato. Wow, fare la presentazione di un gioco con il controller però mi mancava. E per far vedere che lo stai giocando in tempo reale. Anche se quell'attacco pesante, cioè, è un tipo un attacco dove devi mandare una comandata in triplice copia prima di poter attaccare. Vediamo se riesco a alzare un po' il volume e poi lo abbasso. Giusto un po'lentino. Carina la cosa che però controlli tu le piattaforme. Cosa dici? Non sento. Some heavy attacks and hope for the best, but that's usually not the best idea unless you have a large weapon. So instead, we could, you know, stavo controllando la stamina, effettivamente non cala. Or we could skip them completely and go for the big guy here instead. It's very dangerous. Magari solo su certe cose cala, o magari non è la stamina. Mi sa. Magari è un alfa e noi ci sono dimenticati di mettere quella cosa. Non funziona ancora la barra, magari. Non è che mana, è quello che pensavo anch'io. Però non ho ancora usato mezza magia, per cui... Boh. Però lei ha, vedo che ha delle abilità. Magari è per quello. Sanità di dexterity, endurance, intelligence. La vita in compenso scende benissimo. Sì. Per adesso non mi sta dicendo granché, però. A parte il fatto che puoi controllare i tile che compongono il mondo con il controller, non penso ci sia molto di originale. Poi vabbè, bisogna vedere se la storia ha un suo perché. Magari poi è molto bello, eh. Cioè, l'idea di poter muovere la componente su cui ti trovi è figo. Sì. Ed utilizzarlo come... lì...
Esatto, cioè bisogna vedere uno come l'hanno sfruttata e due cosa c'è di contorno, perché non puoi far girare tutto il gioco su quella singola feature. Blue River Xbox e Steam. Quindi PC e Xbox alla fine. Demon Mirror has really great sound. You're just, dude, you're just saying that because you worked on that game. Yeah. So what do we got coming up next? Up next, we have some dark and sinister titles, starting with a physical release trailer of a gorgeous and deadly first-person action runner. Then we're jumping into a spoof on a beloved stealth classic. Stanno andando a ruota libera qui, trailer from our friends at Raw. Sì, sono mezz'ora. Mezz'ora adesso di praticamente trailer quasi ininterrotti. Se non proprio per due minuti di chiacchiere. Nintendo Switch. Cyberpunk di Cyberpunk. Ok. Ghost Run, quindi fanno la versione fisica. Effettivamente mi è piaciuto tanto. Oh. Se ne esce così? Usul adi oscaridu. Assurdo. Dio, che inquietudine. Assurdo, non è praticamente. Praticamente è un 2.5D. Voi ragazzi, se alzo, abbasso il volume, lo sentite, giusto? Io no, perché ho la live mutata, la nostra, perché sennò va tutte le nostre voci doppiate, quindi... Però penso di sì, perché prende l'audio del desktop. E allora sì. Mi sembra parecchio meccanico. Oppure che anche sia un po', come dire, opera di farmi. Esatto, non lo so, potrei sbagliarmi, perché comunque alcune parti sono piuttosto dinamiche. Però le animazioni di come cammina, di come, non lo so, può essere interessante, non lo nego, ma non mi ha dato il feeling di lo voglio giocare assolutamente. Oh no, an evil fog is corrupting every living creature. Sarà una cosa sballatissima. Esatto, lo sapevo. Ecco, esatto. Oddio, ma è il tuo sogno come videogiocatrice? Slime? E hai anche un altro slime? Che la cop. Grab a friend and save the world. Oh mio Dio, sì! Io sono quello azzurro, però. Ah, benissimo! Create your own magical abilities to express the way you want to venture in. Slime Heroes! Mi dà lo slime 2.0, l'ho pensato anch'io! Sì, anch'io! Come conquistare Veronica in 2 secondi? Uno slime, carino. Demon Turf. Turf. Oh. Ok, questo è un gioco che non è proprio fatto per me. Questo è un grande classico proprio. Ne stanno uscendo tanti così. E quest'anno va veramente tanto questo. Modifica e usare questo disegno molto cartunesco. Sfruttare il cel shading. Ah,
I'm so excited we could finally announce. Anche su PS4 e PS5. Sì. Ah, io penso di aver visto gli sviluppi pure su Twitter. Perché ricordo un aggiornamento sulla grafica di questo. Infatti mi interessava molto. Era molto legnoso, molto tra virgolette amatoriale all'inizio. Hanno fatto un bel salto. So her goal is to take on the Demon King, who pretty much owns his place. Tall order, right? And apparently he's been challenging her for a while now. Her best friend Midgie is also part of this epic quest. But enough of all that. Let's check out some gameplay, yo! Sizzle real time. Ma deve per forza schiantarsi di faccia a tutti gli inizi livello? Non so perché mi ha dato un feel da tombi, non so perché. Per come è saltato, credo. Sì. Phoebus' moveset in Demon Turf has a lot of depth. Yeah, for sure. It's all about combined moves to feel badass. Allora, se solo riuscissero a rendere le animazioni di intramezzo più fluide, questo lo comprerei sicuro. Things really heat up though once you unlock the turf. Perché è esattamente tutto quello che mi piace. Yeah. Yanking enemies around, rolling down highways, Madonna. Soaring through the skies. Poi anche tu sei andato in gufo. Cioè, questo è il platforming puro, crudo, cattivo. Hanno unito Spyro, Sonic, insomma, per chi lo vuole pronunciare in maniera diversa. Ehi? Ah, sì. Alcune, in effetti, alcune animazioni sono parecchio. Ma hai ragione, Diago. Però in fin dei conti, magari fanno ancora in tempo migliorare. Aggiungergli qualche frame, quella. Beh, anche su next gen. Bello, bene. Mm-hmm. Sì, se migliorano le animazioni hanno vinto. Spirit Realm. Arietta. Nome piuttosto strano. Continuo a dire mentre Arietti. No. Un altro gioco. Allora, quest'anno abbiamo capito una cosa. Pixel art sopra ogni cosa. Assolutamente. Vabbè, c'è da dire che la pixel art è molto più semplice da gestire del fotorealismo. Io credo che la gente abbia cominciato a dire meglio una pixel art fatta bene piuttosto che una grafica 3D molto e con animazioni estremamente legnose. Eh sì. Già. Perlomeno, io preferisco così. An Epic versus Evil. In 1972, a crack commando unit threw me in a prison for a crime I didn't commit. You're under arrest for a crime you didn't commit. Ah, questo è un metal. Sì, questo sostanzialmente è una marchettata, un gioco molto famoso. Hey buddy, I have no paper. Here you are. You saved my ass. Ma dai! Ma che cosa? You stole a one-eyed man's patch? That patch turned out to be handy to create a lethal weapon. What were you gonna shoot? Pebbles? Depleted uranium balls. Sta utilizzando una fionda con palle di uranio. Palle di uranio, sì. È un mappamondo, cioè. Vediamo se esce uno scatolone, sicuramente. Beh, c'è una forma di formaggio. C'è un gatto! Visto. È una maledizione, eh? No, poverino. Sono libero!
Grandissimi. Vabbè, quello lo voglio giocare. Interessante. Sì, tantissimo. Anche le, come vengono messe le gambe, il tipo di movimento. E ci sono io da bottoni, cioè attenzione. Ma con che stile me lo stanno dicendo? È bellissimo. È un combattimento a turni con i robottoni. Wolfstride, bellissimo. Wishlist now. È molto interessante. Ma praticamente se dovessi mettere in wishlist tutto quello che ho visto, hai la wishlist nella del fine settimana. I'm here to talk about some cool ways players have been playing the demo I released. So this level you're typically supposed to kick that door open and deal with all the guys in the hallway. But players found a way to use the arm cannon to carve a hole to the left of the door like you saw, which gets you into this hallway. It's a little bit safer and there's some nice weapons to find in there. Mamma mia, oh, finalmente. Questi ti fanno venire proprio mal di testa. Throw their weapon down the hallway and then fight. Finalmente un gioco che ti permette di distruggere tutto come era in Red Faction il primo. And you have a, like a loaded weapon ready to go. Io quel gioco lo adoravo per quello. Fanculo, non trovavo una chiave per aprire una porta, ho scavato un buco tra i piani e sono sceso. Cioè, scusa, ho un lanciamissili. Perché devo cercare prendermi il disturbo di aprire la porta. Cioè, è molto reattivo comunque. Poi penso sia frenetico. Frenetico proprio a dire poco. And on my Discord, players have been sharing really se lo shooting è buono anche qua, really ceiling, può essere veramente divertente. Dà un po' fastidio il tipo di grafica, per il resto complimenti proprio. Mode, you get points for stylish kills and getting that airtime and killing enemies upside down really can rack up your score. È perché la telecamera scatta da una scena all'altra. Soprattutto se a testa in giù in certe scene. È un po' confusionaria la cosa. Ti sta dando fastidio anche a te? Un pochino. Mi disorienta un po'. È motion sickness proprio. Sì. Però è vero il fatto di poter usare l'ambiente intero, distruggerlo. Ah, ma non ho mai visto un gioco così aperto. Cioè, gli ha fatto una capriola davanti sulla testa. Oh. Tra un po' gli fa pure il caffè. Glielo fa bene, poi lui, mentre lo uccide. Sì, sì. Evered Steel. Nessuna data, però. Sì, non hanno detto, un granché, in effetti. Questo è Sable? Ah, ok, infatti mi sembrava di averlo già visto. Va bene che ho la memoria di un pesce rosso, ma questo lo conosco. Giusto il caffè, esatto. Comunque la terza conferenza in cui appare. Ma infatti io appena vedo lo riconosco. Vuol dire beh, che è uno stile grafico abbastanza riconoscibile. Vuol dire che lo devo giocare. Se un gioco mi rimane in testa, lo devo giocare per forza. Ricorda molto Nausicaa. Boh, ci sono dei momenti in cui mi convince, dei momenti no. Ma non riesco a capire perché. Di come non convince troppo come stile grafico. Per personalissimo gusto. Lo devi giocare, hai capito? Come fondali. C'è qualcosa che mi dà fastidio a livello di grafica, ma
lo stile grafico mi piace un botto. Non riesco a capire perché cos'è. Il primo piano è definito ed è tutto colorato. I fondali sono quasi tutti sfumature dello stesso colore. A me è quello che dà fastidio. Thank you so much, Raw Fury, for that special exclusive footage. Up next, we have an exclusive reveal for one. Sì, ma ne stanno sparando uno dietro l'altro. E non siamo neanche a metà conferenza. And then we are heading to an update from a mystical masterpiece from one of our Best of the Mix 2020 award winners. Grab your hazmat suit, Alex. Anche perché sono talmente tanti che adesso faccio fatica a imprimermeli nella mente e ricordarmeli tutti. Poi il World Premiere, cioè, hanno proprio esclusiva. Oh. Aspetta, ma questo non è degli stessi che hanno fatto Katana Zero? Cioè, lo stile mi ricorda molto quello. Non è tipo Broforce. Forse un po' meno colorato, ma forse. Non lo so, può darsi. Vediamo. Questi anni 80 sparati. Vampire Power, ok. Guarda quanto è carino! È un mini beam, eh? Bats! Ma quello è Blade! Visto? Coming soon, ok. Ecco, va bene. Quando vedi gente che piange sangue, sai che non può finire bene. Sempre meglio. Banchetteremo con loro. Se fanno tutto così, vada, vada. Madonna, è inquietantissimo. Ah, paese che vai, dopo tutto. Somiglia un po' ad Hyper Light Drifter, come un po' meno dinamico. Va bene. Un po' più Lovecraftiano. Esatto. Death Trash. No, mi ha messo i brividini addosso. Ma come? Waiting next transmission, ok. Una ridente località di villeggiatura proprio. My name is Jacek Głowacki and I'm the head of company development. L'audio funziona. Sì, ma è tutto sulla piazza sinistra. Io lo sento tutto da un lato. Le cuffie. Sì. My name is Krzysztof Ziomba. I'm a writer and game designer at Draw Distance. We make games with unique stories and visual styles, excellent soundtracks and captivating gameplay. We are known for our Vampire the Masquerade titles and Serial Cleaner. Our next game is proprio lo stesso genere. Cleaners, a stealth action crime story set in 90s NYC. My name is Mickey Maika and I lead a team of 30 amazing game developers currently working on three different projects. Serial Cleaners is our biggest one so far and is set to launch later this year. We've got a good vibe and we're expanding, so come join us on our adventure to the 90s. E hanno messo la voce da un lato e la musica dall'altro. Sì, sì, master audio proprio. È molto carino come concept Serial Cleaner. No, sentite che bella la luce. Sto guardando
Sto guardando molto attentamente in realtà. Ah, praticamente lui deve pulire le scene, del crimine. Oh santo, esatto. Cielo. Sì. Ma devi la polizia o i periti? Devi fare spogliare le prove. Tra l'altro stealth, tanta bellissimo. Roba. Il lavoro di una vita, proprio. Già, cioè, non so se è uscito in Early Access tempo fa, però c'è già da un po' in circolazione. Io questo l'avevo visto anni fa. Che c'è un papero che sta canticchiando. White Shadow. Hello, we are Monaco. And we're a small, very small studio from Cologne in Germany. And what you see before you is our very first game, a cinematic platformer called White Shadows. So White Shadows is basically a modern fable. It drops you off in this huge, weird, vertical world that is called the White City. Tanto quella di pulire il sangue con una aspirapolvere sulla neve è un ideone, in effetti. Who are, or at least so they say, to blame for a deadly pandemic. And then there's you, little raven girl, trying to change all that. So basically, this game is not really a puzzle platformer, it's more of a trip. It kind of drops you off in this really weird world, and if you imagine inside in Tim Burton having a really mean, weird little baby born in 1984, then you'd have this game. It's black and white, it's dark, it has to do with a lot of stuff that is in our world today, and it's also really entertaining. Questo mi intriga. As the developers think that's really funny. Anche se non ho ben capito in che cosa consiste. È più story driven, c'è proprio un viaggio, secondo me. Sembra molto... Cioè, c'è un po' tipo Inside, sì. L'unica cosa è che essendo Claudio era molto basso, non ho capito se sei tu che devi portare la piaga. Onestamente non ho sentito neanche io. Penso che tu porti la cura della piaga, sostanzialmente, però... Non si sa mai. Metto le mani avanti, perché... Comunque questo mi intriga molto. Come 2021. Maa Durga, mujhe aapki zarurat hai. Se me lo ricordo. Apne dil ki suno Raji, tumhe shakti mil jayegi. Lado Raji, yodha bano. La tua voce autentica è indie. Questo bello bello sembra interessante. Sì, questo me lo ricordo anch'io, mi aveva destato un sacco la curiosità ed era molto bello. Io ho visto veramente poco. Ah, è una remastered, ok. Sì, era già uscito. Però non avevo, cioè non, ho giusto visto qualche immagine, sarò sincero. Non lo conosco per niente il gioco. Ne ho avuto modo di giocarlo, ecco. But yeah, before we move on to the next segment, we want to say thanks to our broadcasting partners Twitch, Steam, IGN and of course GameSpot. Thank you guys for all your help in hosting this. Ecco perché c'è anche su GameSpot. And also don't forget to check out the Guerrilla Collective event page on Steam to wish. Se vuoi alzare un pochino adesso, è il momento. Mi sa di sì, perché si sentiamo la pena. We have a link on the Guerrilla Collective website. GuerrillaCollective.com. Up next, we're going to connect with our friends at Tiny Build. We're doing gargantuan things with really creative indie developers. Let's creep around the corner and say hello to our neighbor devs working with Tiny Build to peep what they have cooking up.
cosa sto vedendo? I miei occhi. Hello, meatbag! Spadoni, style, sai che? I will give you a group of puny humans, and you will lead them to the end of the dungeon. If you can get past my cute little robots, zombie wombies, and flesh-eating cabbage. Comunque sono 10.000 spettatori. Despot's game is a roguelike auto battler. That means that all the fighting happens automatically. It also means permadeath and randomly generated dungeons. In order to win, your humans will need weapons or whatever lo conosco, you can find dice... to use as a weapon. Malbas. Combine different kinds of dumb items to create your own dai, dumb c'è la spada army. Di Kylo Ren. Your army needs to be positioned, fed, and genetically modified. Ok, crei un esercito e fai partire il combattimento. Un po' tipo Totally Accurate Battle Simulator. Sì, sì. You'll get the chance to fight other players. You probably think I came up with all this in order to raise a perfect army of mutated humans capable of conquering the universe, right? Ma cosa sto vedendo? Ma cosa? Un frigorifero. Amo quando sono presentati così. Sono gli stickmen sostanzialmente. Solo in più in 3D. Sei inculinati? Ancora? Sì, sì. O ci assomiglia tantissimo, è proprio quello. Sembra che tu sia un alchimista. No, mi sa che non è inculinati, però ci assomiglia da morire. Avranno preso magari spunto. Non è quello. Che bello! Sei un alchimista. Un alchimista, proprio. Molto bello. Oceancraft. C'è la demo. Devo vedere una demo. Questa si scarica. Ah, sì? Sì, ho deciso. Sei tu il capo? Aspetta, ma quella sta facendo una pentola. This is Dustin and this is Eric from Animal. And we're the creators of Sai in mano un martello. Small team of passionate individuals really excited to get this out to you. Ramen's a food fighting arena game with a bunch of quirks and twists. Ma come? And today we're going to show you one of our favorite game modes, along with a new work in progress mode that we've been working on. So let's start with the meatball mode. Yeah, and meatball mode, it's all about putting the meat in the hole, the goal hole. You gotta jump in and take control. Like, what does that mean? It sounds good. What does that mean? Cioè, giochi con una polpetta. Io non potrei giocarlo, sto gioco, però mi verrebbe fatto. La mestoli la polpetta. Cioè, devi fare la cuocia, eh? Oh no! Ti rubano la polpetta. È un gioco col cibo. But still a ton of fun. Players are now packing a bubble blaster that shoots bubble. Pago, prova a giocarlo quando hai fame. Work together with your taste buds to blast the giant. Vabbè, se ho fame mangio, non gioco. Kills don't count in this mode, so prioritize getting the giant ball from A to B. But a few balls to the face never hurt anyone, so blast your foes to keep them from gaining control of the ball. Cioè, può anche essere un'idea carina, ma mi sa un po' di cagata sto gioco. Cioè, è giusto for the lols. Deve essere, lo stavamo pensando tutti in sala. Guarda, gli puoi far crescere la pancia. Oh, yeah, the old bag of meat and bones. You know, the players, the super saviors. Con una dieta del genere. Almost however they want within our high fashion, highly polished configurator zone. All right, well, within this configurator zone thing, when it comes to fashion, we got you covered with a trunk full of different culinary styles. C'è il guanto da forno, dai. Is yours to design and decorate. Honestly, the world is your oyster. Oh, il custom è molto bello, però. Oh, and don't forget your old pop pal. Ma ti hanno messo un sacco di roba. E c'è un gatto! Oh, ma il Carlino è in botta!
pretty excited about. E signori, anche in questo c'è un gatto. Said, be sure to hop into our Discord. Dove hai visto il gatto? Vicino al Carlino drogato. Ah, non l'ho visto allora. La mia attenzione è monopolizzata dal Carlino, che non sembrava stare troppo bene. No, che schifo. Oddio. La pappa dei campioni. Gli ha messo l'ingrediente segreto. Oh no. No, vi prego, no, questo genere di giochi io non lo sopporto. Ok, avevano già fatto vedere la troppa roba bella. Questo qualche cagata la devono mettere. Sì, per forza, dai. Oh, oh no. Oh, Gesù. Che cos'è? È peggio di quello che pensa. È tipo Five Nights at Freddy's al McDonald's. Madonna. Questo me lo sogno. Oddio. Stanotte. Ma che bella la mucchina. Sì, ma se poi te la ritrovi davanti non sei felice. Non andare al McDonald's a mezzanotte. No. Non sai cosa ci può fare. Guardala. Come ammiccante. Madonna, madonna. Che schifo. Cos'è? Che cos'è? Happy. Vabbè, Bugger Farm. No, ma in giapponese no, però, oh dai. Oh mio Dio. Con questo abbiamo toccato, stiamo raschiando il fondo del barile proprio. Non si sa mai. Mi sono emozionato. Oh, l'hamburger era fatto in maniera sì, decente. Ma la mucca mi è rimasta impressa. Bello Nature 2.0 questo. Mr. Peterson. This character has one mission, keeping you from discovering his secrets. Hello, and welcome to Hello Neighbor 2. In this game, you'll be playing as a local journalist named Quentin, who is suspicious of his cantante creepy neighbor, Weezer, anche Mr. Lui? Peterson. For those new to the Hello Neighbor franchise, this is Raven Brooks, the sort of town where everyone keeps to themselves and goes about their lives. Normally, you would too, except a bunch of people have gone missing. And there's just something strange about your neighbor, Mr. Peterson. Everyone is cioè, infatti ci ha già detto anche, vabbè, se non è quello che sembra, però spoiler. In effetti. Some people say he likes to lock people up in his basement. But no one has any proof. So people just try to avoid Mr. Peterson, his odd house, and ignore the strange sounds coming from his basement at night. You have a feeling that Mr. Peterson is behind all of the neighborhood disappearances. But no one believes in your ideas and theories. And while you normally wouldn't break into someone's house, you're the only one who believes something is wrong and has the guts to uncover the truth. When you break into Mr. Peterson's house, you'll be going against an AI that is constantly evolving. Our goal for Hello Neighbor 2 is to provide unique player experiences. This is an experience that is driven by the community. Mr. Peterson's behavior is a combination of a neural network and algorithms that allow him to constantly learn from his experiences with everyone who plays our game. It begins with the collection of player activity. Mr. Peterson takes note of player behavior, whether or not most players are likely to hide in a closet, use a certain escape route, or certain objects. As time progresses and he learns, Mr. Peterson's behavior may change and surprise you. How Mr. Peterson plays in one encounter with you might be different from the next, all due to his encounters with the game's community as a whole. In machine way, learning the proprio. Community's experience with Mr. Peterson. Sì, però io ho paura che poi l'utenza comincia a fare le trollate peggiori e l'intelligenza artificiale comincia a fare cose non stanno. C'è un gatto pure qui. Go beyond Mr. Peterson. In Hello Neighbor 2, players can interact la cuffia. Un gatto ninja, tra l'altro. And these characters share the same è una spia del governo. Behave differently and have their own stories for you to discover. So while you might think you're just playing the game, you're really contributing to the development and improvement of Mr. Peterson's AI. We hope this presentation of our AI and development gives you an idea of what to expect in Hello Neighbor 2. If you'd like to try an early access version of Hello Neighbor 2, you can wishlist the game on Steam and check out our alphas on the Microsoft Store. Thank you for watching, and we'll see you in the neighborhood. Nope. Ottimo. Okay. Ahoy, sailors! Not this again. Raft, fatto in pixel art.
Every pirate knows that the real treasure is friendship. È il vero One Piece. Un pezzo. I love you, trash. It's everything. Fuel, building materials. Mi stai mettendo un wishlist? Seriously. No, just no, 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 no. Stuff in as much trash as you can and let her rip. Just remember, this raft is your only home. Take good care of it. And if anyone dares set foot here, hit 'em with all you got. Too many greedy lovers want to get their hands on our marvelous, beautiful trash. Defend it to your last breath and steer carefully. Oh, and don't forget to fix strikes. Sono di quei giochi da giocare in cooperativa che finisce a schifio a una velocità proprio. Sì, sì, esatto. Sì. Cosa? Use anything you get your hands on. They wanna steal our trash. Ma cosa sto vedendo? We'll hit 'em with everything we got. Mi sa che loro Trash Sailor. Aspetta che voglio vedere. Shout out to Tiny Build. They are producing and publishing some of the most amazing indie titles coming out. Ramen is looking real fantastic. Yep. Yep. And no, pensavo fosse di un altro studio. Mi ricordava un sacco Sticky to the Man. Sì, esatto, infatti l'ho pensato subito. Arcade with some fun retro throwback games. And before we finish everything up, we are also going to go to an exclusive interview with our friends at Limited Run Games. Let's rock. Welcome back to the Guerrilla Collective. We have Marcus Bromander and Adriel Wallach from the Inner Sloth dev team. Super happy to have you guys hopping on the Guerrilla Collective for an interview. Tell us about yourselves. Hey, I'm Marcus, also known as Puffballs United. Radio Among Us. I'm one of the co-founders of Inner Sloth. Però da un'intervista adesso ci sta. I worked on a lot of the art, the sound design, game design, and miscellaneous other spots in the game, but no coding. Hi, I am Adriel. I'm the lead programmer at Inner Sloth, which means I live in the code, I make a bunch of lists, I tell the other programmers what to do, and I fix bugs. I want to talk to you a little bit about the team and go into what you have in store for the game. But first, I want to ask you a couple of questions about the team and how you're moving forward. First of all, for people who don't know, where did your studio name Inner Sloth come from, and who is repping the team? So when we first formed our company, me and Forrest, we were trying to come up with a name, and we were kind of just stuck. So we went on a random name generation site and just like clicked through. And Inner Sloth just kind of felt. Dai, questa è chiaramente una scusa. È una serata alcolica finita male e hanno partorito il nome in quel momento. Non vogliono ammetterlo. Overnight, but you have all been grinding to make things happen with such a small team. What have some of the challenges been during the growth and iterative development of the game been? I would say. I mean, just in general, going from three people to we're at eight now, I think, is such a different work environment completely. Like, getting everyone on the same page is something that's we're still learning how to do. Meetings have to start happening. You can't just tell. I'm used to telling one person and then things go from there. And now I have to make sure to tell everyone and I have to learn how to write design docs. I can't just have it in my head and tell people. That's dope. And you've been like an integral part of the indie community with helping out early on, you know, with the mega booth and then really orchestrating Train Jam and been involved in so many projects. How has it like
I understand how you kind of joined the team. How has it been on the opposite end of, like, you know, communicating with Marcus and everybody on the team? Among us, mi sembra che stia piano piano scemando. Anche se so che hanno portato mappe nuove al Tacos. Ma guarda, io non l'ho mai seguito molto, non l'ho mai neanche giocato Among Us. Lo conosco come gioco. Però in effetti comincia a sentirsi un po' di meno. Sai cosa? Più che altro ha portato tante persone anche che non giocavano prima a prendere, a scaricarlo e a giocarci tutti insieme. Secondo me hanno fatto centro sotto questo punto di vista. Poi sai, può anche essere che adesso sia il momento dove vada un pochino meno di nicchia, di moda, diciamo, e quindi scema un pochino di più, però sono sicura che andrà avanti per un bel po', secondo me almeno. Ho come sicuro, visto alcuni dei miei amici ci giocavano tantissimo in tempi più recenti, però in effetti non ne ho più sentito parlare, però ci vediamo anche molto meno, quindi capisco che. So you've had, like, you know, notable celebrities, you've had AOC, just mad people streaming it, and now it's really ingrained into pop culture. What are some of the most surreal defining moments that have been heartwarming or have left an impact on the team during, since its original release until now? Just all of the, like, the fan art that comes in, and all the, like, fan animations, fan like music videos, remixes, just so much amazing stuff. We have a channel in our Discord that we just post all this stuff, and it's just like empowering, drives, gives us motivation to keep going. You know, you've really been maintaining the life of the game with really interesting updates and drops. What can you share with everyone on Twitch watching during the Guerrilla Collective that is next? Patto. Yeah, we do have 15 players coming, which means we do need more colors because there's only 12 in the game. Ci siamo dati il cambio io e Veronica adesso. So we're going to add 6 new colors. I don't know if that's been announced, but I feel like we could say that we did at one point have a color named Barf that is not going to be released. So what is that? Like, it's like a speckled yellow or something? Effettivamente Among Us ha fatto un boom incredibile. Imagine mashed up peas, like mashed up peas that you would feed a baby. Wow. Come si diceva, adesso un pochino è cominciato a calare, secondo me. I for one am disappointed that we don't have barf in the game. Come diceva anche io ne sento parlare molto meno di barf. Bring back barf. No barf? Beh, come tutte le mode del resto. How do you come up with, like, because it seems interesting that just that you're just talking about, you know, having the barf colors. How do you come up, you know, with these different designs and ideas? The colors are super hard. We're trying to move away from having colors be the main identifier for each character. Cool. So we want to lean more into cosmetics. Comunque hanno fatto un'ora di trailer sparatissimo. We still want to make them, at least to begin with, make them as distinct as possible. So I have to, like, pull up all the colors we have and then think about, like, look at the color wheel and go, okay, maybe we don't have anything in this little zone. I'll try something here. And I compare them together and it's like, si è buttato il gatto kamikaze sul microfono. Or, like, I could see this one getting mixed up with purple. No, io non ho sentito niente. But eventually we're just going to have to kind of move away from that and not worry about it as much. It's awesome to have you guys. Thank you guys for, you know, joining us for this. Is there anything that you want to tell the fans? La conferenza finirebbe verso le 19. Dovrebbe finire, you know, something straight from the team. E poi partiamo, I mean, con il Wholesome Direct. That's the one that's just always there. Thank you for playing. Thank you for liking the game. Yeah, it's kind of. Non mi ricordo quale devo seguire oggi con voi o meno. Mi sono letto prima il calendario, ma non me lo ricordo più. Guardo subito e comunque oggi la giornata è piena. E noi abbiamo il Wholesome, poi abbiamo penso un'oretta di pausa e poi l'Ubisoft Forward. Sì. Perché oggi mi ricordo ne avevo due. Poi non mi ricordo che c'è d'altro. For joining us, we appreciate Special it. Devolver, it's been amazing.
Probabile. And we'll talk to you later. Thank you. Build your casino. E beh, non aspettavo altro. Sì, Devolver. Beh. Alle 22.30. Ok, perfetto. Io ragazzi ogni tanto abbasso un po' perché il volume passa dal nulla al cosmico, incredibile. Però il casino con classe perché hanno messo gli animali. È molto carino. È un gestionale. Sì, okay. Sì, sì. Fantastico. Costruisci il casino, devi pure amministrare come fai i tuoi clienti. Alla guerra, no, basket con i robottini. Cioè, questo è Slamball. E dire Lego senza dire Lego. Esatto. Il concept è fantastico. No, poi guarda quante personalizzazioni, quante no, cose. No, però è Lego veramente sbaratissimo. Robodunk. And now for the moment you've all been waiting for. King of the Hat is coming to Steam. King of the Hat is coming to the moment you've King all been waiting hat. For. Capito bene. If you wishlist the game right now, you could win. You could win. A washing machine! Ma no! Beh, è un regalo sensato se ci pensi. Damn. Oh my god! Questo nelle serate fra amici deve essere incredibile. Io voglio vivere così tanto. Perché è un gatto! Da poter creare queste cose. Creare. Oh, i 90s. Pinas e Ferb. Per il volto. Per il volto, sì. A Venezia, sì. Visto adesso anch'io. Venice 2089. Carino. È giusto, essere ancora più cyberpunk. È una free demo su Steam, oltretutto.
non credo che la scarica proprio al volissimo. Guarda, oh, penserò un attimo. Il contagatti poi... sta andando a livelli incredibili oggi. Fa mettere un bottone. Bisogna mettere la grafica proprio con il numero dei gatti e un bottone enorme davanti alla la farò, tastiera che quando c'è un gatto la lo proprio... premi ding, e fa salire il contatore. Faccio il bottone rosso con la faccina del gatto. Io disegnerei più così. Ci diventerebbe una specie di pizza di pixel. Ma devi dare il tempo di asciugarsi all'olio. Ah, oh, dai, però molto carino. Behind the frame. Oh! Kitsune Tales. Non conosco, mi spiace. C'è scritto Veronica anche su questo. No, c'è scritto Manuel. Basta che vi decidete. Non è vero, perché deve esserci scritto Manuel per forza? Perché sei tu il patito qua. Di che cosa? Eh? Sciocca. Sonic in disguise. Brass Simulator, quello di prima invece. Crime is illegal. Well, not anymore. Thanks to Whitewater Wipeout by Chuhai Labs. Thanks to Whitewater Wipeout, I can finally commit the cool crime. Ho fatto tipo in codice Ashi, cioè con in Ashi Code. Oddio, quella console è bellissima. What does that even mean? It's a playdate game. Yeah, Jeff? Yeah, I'm on set. I have no idea what the f*** the script is. Ma cosa? No, I'm not gonna hold. I'm Mihoko. I play Whitewater Wipeout. Beh, marketing all'ennesima potenza. Vabbè. Vennono a lavatrice, vero? At King Wash Laundry, we pride ourselves on providing years of garment cleaning excellence. Ma come? Our customers come for the top of the line. Vendono lavatrici. Vedi che avevo ragione. Our professional service. Now pick up the clothes and load them into an empty machine. Wait a few minutes, then transfer to a dryer. While you're waiting, make sure to pick up discarded coffee cups and throw them in the trash. Thank you for choosing Arcade Mania. If you want to level up your takings and grow your arcade, just follow our simple three-step plan. 1. Play your new game and set a killer high score. 2. Now watch as customers drop quarters trying to beat your score while you sit back and make fat profits. Sono quelle pubblicità le 2/3 del mattino. Just use your personal computer to sai cosa mi ricorda però tutta questa online parte qua? La conferenza di Bethesda di 4 anni fa. Sì, sì. Infatti mi auguro che quest'anno ci sia un piccolo spazio per Bethesda frullata proprio. Ma penso che era davvero un complimento. In questo caso un grande trip. È sempre bello farlo. All that remains to be said is, perché per quanto siano dei titoli che dici ma che cacchio è, cioè cos'è che sto guardando, al fine rimane incollato allo schermo proprio a dire ma cos'è che sto guardando. Paradise, che bello. È un po' come quel discorso del so bad is so good. Esatto. Hanno proprio vinto. Lui ha sicuramente voglia di... Ti piace Dragon Ball? Nah, è una coincidenza. Infatti c'è delle figure che costano poco, sì. È quello che riesce a vedere. Ma abbiamo il mostro sacro qua in casa che è un il detective delle figures. La polizia delle figurine.
October 2015 as a response to his dev company, Mighty Rabbit Studios, having trouble staying in business. We were off of a big project and we didn't have a whole lot of work to do. So we were like, how do we stay in business? And then his biggest thing was we had one game on Vita called Breach and Clear. And he was like, you know, it'd be cool to at least preserve this game, even if nobody wants it. So that way I have some proof that I did something and it's not all digital. So we did that and we sold the game in October and it sold out in 108 minutes. And kind of blossomed from there, you know. Got contacted by Epic, Oddworld, WayForge, started really pulling in the partners, and we've done like over, I think like close to 700, 800 individual releases now. That is wild. Super crazy, man. Like, what is like one of the highlights of your career at Limited Run Games, or what you've done? There's a lot. So we had like a wish list of things we wanted to do originally, and we ended up doing all of those. But like, I'd probably say one of our biggest things is Scott Pilgrim, because That was like one of the founding pillars of what we wanted to do. Fiesta vita sembra passata. Personally, like working with sembra passati decenni proprio. Deal for me. Working with John Romero on Sigil, doing Command and Conquer with EA. We've just done a whole lot of cool stuff that I never thought we'd be able to. And I've talked to a lot of heroes I've always had. And it's like, I don't know, the Jay and Silent Bob game is a huge deal for me. Like, you know, without Kevin Smith, Josh and I would never have mended a friendship that we had briefly broken up. No, raga. So, you know, what I think is really interesting is just your idea of doing things in that, you know, in a limited quantity. Can you kind of talk about, like, how, like, what kind of different packages that you guys put together? Yeah, so when Limited Run started off, we were definitely very limited, and the reasoning for that was, one, it cost a lot of money and resources to do it, and we didn't want to be stuck with overstock because we can't afford to just sit on a product that takes years to sell out. Yeah, for sure. We started off with limited stuff, and as we got bigger, we decided with Switch, like, hey, we have no idea what the audience is here. Why don't we try open pre-orders? That worked out really well, and then with the pandemic hitting, we were like, ordinato persino io qualcosa da loro. Of our stuff going forward, and I think the reception's been a lot. Io per fortuna non li ho scoperti prima, perché quando ho visto le cose che hanno sul sito, it gives people a chance to get it, and it's not. Io non ho saputo esista a Transistor quando ho fatto la Collectors e la Master di Command and Conquer. Quella era molto bella. C'è dentro l'inferno. Per fortuna che non l'abbiamo mai visto prima, perché controllate quello che hanno sul sito, sono soldi che non esistono. È quello il problema. Come sempre. Ma non si possono stampare i soldi. Tecnicamente sì. Il problema è che l'azienda di Stato ha qualche cosa da ridire in proposito. Test out, you know what, if you like it, maybe there's il fisco. You guys, sai, tutte quelle belle aziende, no? E organizzazioni. Plug it real quick. È perché non amano la concorrenza. Mercato libero per loro non è molto. Oh, tu puoi sempre provare, Tanto piccola curiosità, se prendi una stampante moderna, o meglio la multifunzione, molte non possono neanche, se tu metti una banconota sul piatto non te la stampano. Questo non lo sapevo neanche io. Alcune, non tutte, quelle più recenti hanno dei controlli che, se riconoscono la filigrana, non stampano, non ti fanno la fotocopia. Where can we find you more information about Dai, Limited non Run avrei games mai pensato. And everything that you guys are doing? Yeah, go to our website, limitedrungames.com. È l'azienda dove lavoro. Vende un bordello di multifunzione alle aziende, tra scuola, università, aziende, business. E tra queste alcune hanno sta funzione, quelle più recenti. Non devi comprare una stampante nuova. No, esatto. Se vuoi fotocopiare banconote, no, non devi prendere la nuova. Well, thank you so much, Doug. It's awesome to see you guys flourish. Faccio prima prendere un foglio di carta e scrivere 10-50. Potresti sempre darti al disegno realistico, in realtà. Diventi talmente bravo. For sure. Talk to you later. Lo dice Silvia. The Innersloth team was so humble, and they've had such a great journey.
Vabbè, comunque, passate un'ora e mezza, ragazzi. Siete lì? Comunque molto bravi. Davvero il loro store è interessante. Certo, sono contento che è un'ora e mezza e non è stata pesante. No, non si è sentita l'ora e mezza proprio. Where you can learn more about these games, buy the games that are available now, or add the games to your wish list for the games that have not been released yet. Wish lists help, so do it. È il momento di crearne una. And I'll say it again. We also want to thank everybody who was involved to making this production possible. È finita? Wilmer Sound, of course. Thank you so much, Alex. It's so great to be in this space. Secondo me hanno ancora un'ultima cartuccia. Poi magari si sono tenuti laghi e hanno dato uno slot da 2 ore perché non sapevano quanto tempo durava. Qualche volta succede. Shepard anche. Beh, quanti sponsor comunque? Ah sì. Razer, Astro Gaming, our fellow devs and publishers, Two Awesome Studio, Akupara Games, All In Games, Goblin Studio, Graffiti Games, Head Up, Hype Train Digital, Neon Doctrine, Raw Fury, Thunderful, and Whitethorn Games. That wraps up the Guerrilla Collective 2. Such a fun time with developers worldwide and awesome partners. Thank you for joining us. We truly appreciate it. Yes, and before we head out, we're going to show the Wholesome Direct trailer and come back with our friend, Jenny Windham. Stay tuned. L'ultimo trailer. Oddio, cos'è sta cosa? È l'ipno ospo. Quante cose belle. Questa sì. Oh, questo sei tu. Questo sì. Sono io. È il Wilson. Hanno fatto un piccolo teaser su quello che vedremo tra una mezz'oretta. Mamma mia, non vedo l'ora. We have our friend Jenny Windham, aka Kim Chica, on the line to get started with the Wholesome Direct. Hey Jenny, how is it going? Play yes, on fire. Justin and everyone at the Guerrilla Collective. Also, congratulations to all of the devs who showcased. You all did wonderfully. I can't wait to play all of your games. And yeah, stick around. We have the Wholesome Direct coming up with new game announcements, exclusive footage, developer interviews, and it's just going to be a wonderfully cozy time. So hope you all enjoy it. Thanks so much, Jenny, for joining us. Looking forward to checking out the show. That wraps up the Guerrilla Collective 2. I am your host, Justin Woodward, with Alex Wilmer. Make sure to follow us on Twitter at Guerrilla Collect, not Guerrilla Collective, and on all other social media platforms at Guerrilla Collective. You could check out the mix. Perfetto, è stata molto smooth come conferenza. C'è stata dentro. We will see you all soon. E hanno anche chiuso un attimino prima. Già. Peace. Peace. Ok, direi che vai in schermata. Andiamo in schermata. Oh, carina, direi. Ecco. Mi sono piaciuta. Ci sono un bel po' di titoli che mi incuriosiscono. Qualcuno che magari se ci sa una demo, qualcosa la proverò molto volentieri. Tempo permettendo, chiaramente. Molto. No. È stata molto bella. Ci sono dei titoli che, anche se sono molto simili di genere, sono interessanti, possono dare dei belli mamma, oggi sono stanca, scusate, non ce la faccio più oggi. Degli spunti carini, usiamo carini come parola di questa conferenza intera. Beh, direi che qualche titoletto così just for fun penso di volerlo provare più in là. L'unica cosa è che dovrò riguardarmi la conferenza per mettere tutto in wishlist, perché non sei il solo, credimi. Non è di mia abitudine farlo. Sono talmente tanti uno dietro l'altro. Beh, che non li puoi memorizzare. E facciamo questo sì, questo no, ma è interessante. Mi è rimasto molto in mente uno dei primi che hanno fatto vedere, che è comunque quello lì basato sulle emozioni.
Sì. Ok. Quello lì in realtà mi è rimasto molto impresso. Io ho visto troppi... Non ricordo il titolo. C'è quello in stile science fiction, gioco di carte, che mi incuriosisce molto invece. Anche quello lì era bello. Il platform, sì. L'unica cosa che mi è rimasta impressa in maniera negativa è stata quella mucca. La mucca? La mucca. Ce l'ho qua, non mi si toglie. Mannaggia la mucca. Al McDonald's. Madonna, sì. Non lo voglio mai più vedere, quello, no, però si era già radicato nel cervello. Beh, l'hamburger comunque era fatto decentemente, cioè gli strati erano giusti, però quella mucca lì, tanto cielo. Va bene, che dire. Ragazzi, grazie per averci fatto compagnia. Comunque è stata la prima della giornata. Esatto. Ce ne saranno tante tante, e oggi anche molto belle. Molto interessanti, ragazzi, perché c'è Ubisoft e Devolver. Wholesome, Ubisoft e Devolver. Esatto. Noi ci rivediamo fra una mezz'oretta per Wholesome, il Direct. Nel mentre salutiamo Pagonello, se vuole farci compagnia in chat, molto volentieri, oppure ci rivediamo direttamente. Un pochino più tardi, comunque sicuramente ci sarà per Devolver. Perfetto. Quindi ecco. Mi qua. Ritornerà per Devolver Digital. Con Ubisoft ci troviamo sempre noi. E il nostro mitico Gaetano, esatto. Ikem. Mentre Wholesome sarà la conferenza di Veronica. Sarà Veronica on fire e Manuel vicino. Perché... Sì, però molto tranquilla perché, come avete potuto vedere, io oggi non so parlare, non so vivere proprio oggi. Quindi va... sarà, penso che sarà un continuo oh, adoro. No, carino. La parola del giorno è carino. Perfetto. Ragazzi, io vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, di seguirci qui su Twitch. Per news, info, anteprime e recensioni vi ricordo il nostro sito tribe.games. Noi ci rivediamo fra una mezz'oretta e nel mentre vi saluto. Ciao ragazzi, grazie mille Pago. Ciao. Niente. A dopo.